Ciao Marcello, ciao amici juventinazzi. Allora, è la settimana di Juve-Napoli, una bella sfida tosta. Però prima, caro Marcello, ti devo un pensiero sul tema delle scorse ore, visto che mi hai sollecitato nella tua diretta. Si parlava di Sarri e Allegri. Allora, come sai, io sono convintamente allegriano, sia perché gli riconosco i meriti di questi anni per i suoi successi, sia perché per me lui interpreta proprio lo spirito sabaudo, cioè lui è l'allenatore proprio da Juve. Però devo anche dire che non mi piace molto, no, disconoscere i meriti altrui. E anche se Sarri è un allenatore che per molti aspetti non mi piace, non mi convince, perché è uno che si lamenta spesso, è sempre infastidito, sta facendo comunque delle cose importanti con una squadra che, a parere di molti, io lo sento dire spesso nel tuo studio, è inferiore a noi. Allora, se una squadra che è inferiore a noi e comunque riesce a starci davanti, riesce a competere con noi, cioè, sicuramente qualcosa di buono lo sta facendo. Dall'altra parte, devo dire che Allegri in questo periodo non sembra più riuscire a trovare, no? Io in realtà lo sostengo da dopo Cardiff, no? Che un po' il suo ciclo si fosse chiuso, e da un po' di tempo non vedo che riesce a trovare la quadra giusta e a dare un gioco più fluido. Attenzione, non dico spettacolare, perché a me non interessa che il gioco sia spettacolare, però un gioco sicuramente più propositivo, più fluido, una manovra migliore, vedo che non riesce a darla. E secondo me è lecito dalla Juve, visto che diciamo che siamo più forti, attendersi qualcosa di meglio. Tra l'altro, sento dire sempre in studio da te che il Napoli di Sarri, no, gioca meglio perché comunque è più collaudato, gioca insieme da 3 anni, però Allegri è alla Juve da 4 anni. E c'è il paradosso che ogni volta, ogni anno, sembra che si debba sempre ripartire da zero, cioè come se i meccanismi debbano, no, cambiano ogni volta. Io non sono un tecnico, non me lo so spiegare, però per me è una cosa comunque strana, no? E sinceramente nell'ultimo mese non mi hanno molto divertito le partite della Juve. Ho visto giocate da torneo parrocchiale, ho visto errori tecnici spaventosi, no? Cioè, pensando ai giocatori che abbiamo, per me è assurdo che ci siano palloni calciati alla viva del parroco. Diciamo sempre che abbiamo la rosa migliore della Serie A, che abbiamo, no, grandi giocatori, però spesso in campo non si vede. Allora, e questa è un po', secondo me, la cosa preoccupante. Cioè, non ho la sensazione che la Juve sia dominante. Ecco, cioè, che si debba sempre un po' faticare per riuscire a sbloccare la partita. Poi, magari una volta che abbiamo aperto il risultato, ovviamente emerge la. Però, come diceva Allegri qualche tempo fa, c'è sempre bisogno di uno schiaffo, cioè di un meccanismo perverso che ci svegli. Però per me è comunque strano che i giocatori sbaglino qualcosa di le cose elementari. Allora, secondo me l'input in qualche modo lo deve dare l'allenatore, quindi da Allegri anche mi aspetto qualcosa di più. E certamente dopo Cardiff a me è venuta la curiosità di capire se con un allenatore che abbia caratteristiche di Allegri, diverse da quelle di Allegri, questa squadra possa fare di meglio. Sinceramente, questo dubbio ce l'ho. Però Allegri è il nostro tecnico, quindi diciamo, mi fido di lui finché insomma sarà alla guida della Juve, e dobbiamo sostenere la Juve. Oh, a proposito di Juve-Napoli, per tornare diciamo al tema poi principale, c'è da dire che ci andiamo senza Higuaín. Questa cosa mi dispiace perché in genere quando Higuaín ritorna a Napoli, i napoletani iniziano sempre a beccarlo e poi alla fine lui segna sempre. L'anno scorso 4 partite, 4 gol. Quindi a parte, evidentemente, insomma, sentendo le dichiarazioni di Laurentius Junior, non hanno capito a Napoli che forse è meglio non stuzzicare. Comunque, al di là del fatto che sia presente o meno, confido in una buona partita della Juve, anche se devo dire che sono un po' timoroso, anche perché ho molti amici napoletani e quindi spero che la Juve faccia risultato semplicemente per non sentirli. Comunque, sempre forza Juve. Ciao Marcello, ciao amici tutti.